noi avevamo voglia, anche se siamo l'unico paese gemellato con gli Sioux, che è un altro motivo per caratterizzare Berceto, avevamo desiderio di essere un paese internazionale. Ci fanno ridere le accuse di campanilismo. Consideriamo l'Atlantico una pozzanghera facilmente superabile, per cui avere tanti giovani appena terminate le scuole, dentro gli edifici scolastici, quindi poter utilizzare questi edifici, avere giovani che vengono dall'America Latina, che vengono dai paesi dell'est, che vengono dal Giappone, che vengono dall'Indonesia, non ci fa che piacere. Sarà un momento di grande arricchimento anche per i nostri giovani, sia quelli locali, sia i tanti ragazzi che si troveranno a trascorrere le vacanze estive a Berceto, perché la cosa più bella sarà mettere insieme questi ragazzi e questa partecipazione. C'è da sottolineare poi che i ragazzi che vengono dall'estero hanno frequentato tutte scuole d'arte o di pittura o di musica, per cui e anche di canti folcloristici, del loro folklore, dei loro paesi, per cui ci saranno veramente tanti spettacoli per le strade di Berceto. Sarà un paese molto vivo, pieno di giovani, anche se abbiamo molto rispetto per gli anziani, e quindi sarà una grande estate e un'estate di conoscenza nel divertimento. Avremo dei giovani in futuro che avranno un animo e uno spirito e una mente internazionale.